L'esponente di Articolo 1, Francesca Ello, solleva il caso al servizio della differenza da Vittoria e chiede trasparenza dopo l'arresto del direttore della ditta di Mister Bianco. Bilancio degli incendi che hanno devastato la pineta di Chiara Monteguffa al centro di un vertice in prefettura. Il sindaco Guerrieri accusa, manca sempre vigilanza e attenzione. Durante l'incontro è emerso che la Sicilia ha solo 5 canadere a disposizione. Tavolo tecnico da Cade contro la crisi agricola, le aste giudiziarie ha convocato il sindaco Franco Raffo che ha accolto ospitati il movimento Riscatti Alta Agricoltura. Sempre sul pezzo di un movimento in lotta, nessuno si poteva illudere che in questo periodo avrebbero staccato la spina. La sospirata realizzazione della superstrada Ragusa-Catania segna ancora il passo, stavolta a bloccare il progetto una decina di alberi che ricadono in territorio vicino Roccazzo. A Vittoria una marea di fedeli e forestieri hanno seguito e partecipato domenica scorsa alla processione del patrono San Giovanni Battista con un forte e deciso atto di fede soprattutto dei vittoriesi. La città che anche quest'anno, la prima domenica di luglio, ha reso onore al suo patrono. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. L'esponente dunque di Articolo 1, Francesco Aiello, solleva in quest'ora il caso scottante del servizio di differenziata Vittoria alla luce dell'arresto del direttore della ditta EF di Mister Bianco, che sarebbe anche a Vittoria, afferma Aiello, sarebbe opportuno revocare l'affidamento di questo importante servizio e procedere con una nuova gara d'appalto. Nuvole minacciose si addensano in queste ore sul contestato servizio di raccolta della differenziata Vittoria, servizio come è noto affidato alla ditta EF di Mister Bianco. Per l'esponente di Articolo 1, Francesco Aiello, occorre fare chiarezza su quanto sta accadendo intorno a questa vicenda, soprattutto alla luce dell'arresto del direttore Vincenzo Guglielmino, pare imparentato con tale Salvatore Guglielmini, arrestato a Catania per associazione mafiosa ed estorsione. Aiello chiede quindi all'amministrazione comunale se siano fondate le notizie dei siti web di pressione esercitate sull'amministrazione comunale tendente a condizionare o a garantire l'assunzione da parte della ditta catanese di persone variamente impegnate nella precedente campagna elettorale. Inoltre, se alla luce dell'arresto per gravi reati contestati al direttore della ditta di Mister Bianco, non sia opportuna a tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione revocare alla ditta in questione l'affidamento del servizio di igiene urbana in città, procedendo all'immediato espletamento della gara d'appalto prevista per legge. Aiello ha trasmesso poi le sue osservazioni al prefetto di Ragusa, alla procura di Ragusa e alla procura distrettuale antimafia di Catania. La città di Vittoria ha tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento di zona economica speciale. Lo sostiene il vice sindaco Andrea La Rosa all'indomani di un apposito decreto approvato dal governo nazionale su questa materia. Lo scorso 20 giugno nel decreto Resto al Sud approvato dal governo è stata recepita la proposta di legge per istituire le zone economiche speciali. Il governo ha previsto una serie di misure per consentire ai giovani di trovare lavoro nella propria terra al posto di essere costretti ad emigrare al nord in cerca di fortuna e oltre ai finanziamenti fino a 40.000 euro a favore di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni per iniziative imprenditoriali, il decreto prevede anche la possibilità di istituire queste zone. A mio giudizio, afferma La Rosa, il vice sindaco di Vittoria, la nostra città ha tutte le carte in regola perché vaste porzioni del territorio ottengono il riconoscimento di questa zona, prima tra tutte quella del centro storico di Scoglitti, ma altre potrebbero esserne individuate in quanto in possesso dei requisiti richiesti. La Rosa precisa inoltre che si tratta di un'opportunità straordinaria per il territorio, in quanto consente agli imprenditori che vogliono investire a Vittoria di godere di agevolazioni fiscali e procedure semplificate. Adesso il vice sindaco invita chi di dovere a fare la propria parte per trasformare questa opportunità in realtà. Prima fra tutti, dice La Rosa, la regione, dalla quale dovrà partire la proposta con l'individuazione dell'area interessata ad ottenere il prezioso riconoscimento. Il bilancio adesso degli incendi che hanno devastato la scorsa settimana la pineta di Chiara Monteguffa, ma anche alcuni tratti della vallata dell'Ippari a Comiso. Il sindaco Guerrieri di Chiara Monteguffa accusa, manca sempre vigilanza e attenzione. Poi c'è stato anche un vertice in prefettura, è emerso che la Sicilia ha solo 5 canadair a disposizione. Quello arrivato nel pomeriggio poi a Chiaramonte, nella pineta, è arrivato troppo tardi. Della pineta di Chiara Monteguffa è rimasta solo cenere e aria fino a qualche giorno prima irrespirabile. Il bilancio del disastroso incendio della scorsa settimana ha lasciato tutti impotenti e senza parole. Danni irreparabili all'ambiente, mentre la riunione convocata d'urgenza al prefetto ha visto il sindaco Sebastiano Guerrieri sereno quanto deciso.
Curriere attende adesso la relazione dei vigili del fuoco e della forestale per capire come sia potuto succedere tutto questo disastro e quali passi fare, ma attende anche che la magistratura concluda le indagini, sottolineando un punto che lui ripete da anni, ossia la mancanza di attenzione e vigilanza della Pineta. E poi al presidente Crocetta chiederà spiegazioni del perché non ci sono mezzi, per cui la battaglia continuerà fino alla fine perché vuole dare risposta. Durante la riunione in prefettura è emerso anche che la Sicilia ha solo 5 Canadair a disposizione e che tutti i mezzi in quel drammatico pomeriggio erano impegnati tra Erice e Patti. Poi qualcuno si è visto, ma solo nel tardi, un ritardo che si è rivelato tristemente decisivo per la completa devastazione di quella che era fino a qualche ora prima un ridente polmone verde della comunità chiaramontana. Un tavolo tecnico sull'agricoltura, questa è l'iniziativa avviata nei giorni scorsi da CAT, dal Movimento Riscatti Alta Agricoltura, per tenere viva la tematica della crisi del comparto in un periodo, appunto quello estivo, dove invece si tende all'evasione dai problemi quotidiani. Sempre sul pezzo, 365 giorni all'anno e senza tregua. Se qualcuno si era illuso che il Movimento Riscatti Alta Agricoltura si sarebbero preso un periodo di vacanze, si sono sbagliati. Due movimenti in lotta contro crisi agricole e aste giudiziarie hanno aperto la scorsa settimana da CAT un tavolo tecnico sulla crisi, spinti anche dall'ospitalità offerta loro dal sindaco Raffo, da sempre sensibile a queste tematiche. La situazione peggiora di giorno in giorno, non vediamo da parte della politica un minimo di attenzione, notiamo però, e lo diciamo anche con una certa rabbia, che nel momento quando la politica ha un problema importante da risolvere, trovano non solo il tempo, anche domenicale, ma trovano anche i soldi per risolvere il problema. La stessa attenzione che il governo nazionale, che l'Europa mostra per le problematiche legate alle banche o all'Italia o altri settori importanti sì dell'economia e dello sviluppo, trovano il tempo e i soldi. Per l'agricoltura, per il Mezzogiorno non c'è un minimo di attenzione. La prova lampante, che ovviamente ha creato un certo malessere, una forte rabbia nel popolo meridionale, soprattutto in Sicilia, è l'ultimo trattato economico tra l'Europa e la Cina, dove non c'è una sola riga, una sola parola che riguardi il meridione e soprattutto la Sicilia. Stiamo costruendo, stiamo rafforzando la rete dei municipi rurali su un programma chiaro che abbiamo già stilato da anni. Stiamo dando praticamente seguito al Consiglio Comunale aperto che c'è stato in Serra, in Piazza Gramsci, stiamo dando continuità a quel documento approvato all'unanimità con la rete dei municipi rurali, che oggi naturalmente a fine seduta naturalmente firmeranno i sindaci qui presenti. Noi non possiamo fare altro che sempre lanciare l'appello, perché non è tanta la mancanza dei sindaci, non è tanta la mancanza dei deputati, ma è la mancanza dei cittadini, l'assenza dei cittadini che non hanno ancora capito che se non uniamo le forze, se non alziamo la testa, la nostra dignità è finita. Ci toglieranno le case all'asta, ci toglieranno le aziende all'asta e noi ai nostri figli lasceremo attorno a noi terra bruciata. La tanto sospirata e in tanti attesa la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania deve ancora segnare il passo. Ci sarebbe infatti un vincolo paesaggistico della sovrintendenza di Ragusa che ne blocca l'approvazione definitiva. Pensate, una decina di alberi che ricadono in una striscia vicino al Roccazzo. Una decina di alberi che ricadono in una striscia di bosco appena sotto il Roccazzo impediscono l'apertura dei cantieri per la realizzazione della Ragusa-Catania, la superstrada a 850 milioni di euro, che rischia così di vedere la luce nel prossimo secolo. Battute a parte, la vicenda è diventata fonte di scontro tra la Regione e Legambiente col caso NATO, dopo che si è saputo che c'è un vincolo paesaggistico che blocca appunto l'approvazione definitiva del progetto. Il vincolo non consente appunto di rimuovere gli alberi, seppur di recente piantumazione, quindi senza alcun particolare pregio. L'idea a questo punto sarebbe di intervenire con il progetto in questione da rivedere e con una variante che permetterebbe di bypassare il tratto incriminato. Un paradosso al solito all'italiana, perché per tutelare un piccolo appezzamento di terra e una decina di alberi, le imprese sarebbero costrette ad un impatto ambientale causato ad un ulteriore viadotto. Un'opera pubblica quindi da 850 milioni di euro, 149 dell'ANAS, 217 dello Stato e il resto del consorzio di imprese, costretto a segnare il passo per la presenza di alcuni alberi. Tutto questo quando sembrava la volta buona in vista del sospirato traguardo.
Voltiamo pagina, le mani di San Giovanni cancellate, così si perde una delle più antiche tradizioni di vittoria. La denuncia, la critica del consigliere di opposizione Giuseppe Nicastro chiede maggiore coraggio e spirito di iniziativa all'amministrazione comunale. Le tradizioni che nella nostra città erano importanti, fiore all'occhiello come le mani di San Giovanni, oggi risultano cancellate. È quanto afferma il consigliere comunale Giuseppe Nicastro, a dire del quale all'amministrazione comunale è venuto meno il coraggio per organizzarla, con il risultato di un'economia ferma, di nessun guadagno e niente tradizione. Il consigliere di opposizione, che tra l'altro ha anche girato un filmato che ritrae la cittadella feristica deserta con gli stand vuoti, fa appello all'amministrazione comunale nell'avere più coraggio nell'investire nella fiera di giugno. E poi una proposta: se il rilancio della fiera deve passare attraverso un tavolo di concertazione fra comuni e imprenditori che intendono esporre in fiera, fornendo a questi ultimi delle agevolazioni solo per la campionaria di San Giovanni, abbattendo i prezzi di affitto per gli stand, tanto quanto si possono recuperare le spese iniziali e senza che il comune vada in perdita. Una volta abbassati i prezzi e sensibilizzati gli espositori alla partecipazione, conclude Nicastro, avremo raggiunto l'obiettivo primario, che è quello di mantenere vive le nostre tradizioni. E poi c'è la festa di domenica scorsa, la festa del patrono, con una marea di persone, fedeli e non solo, che hanno fatto da contorno ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, giornata iniziata con le celebrazioni eucaristiche, poi la processione del pomeriggio del simulacro, intrattenimenti serali, fuochi pirotecnici. Domenica scorsa la città di Vittoria ha reso tutti gli onori anche quest'anno al suo patrono prediletto e osannato San Giovanni Battista, con il clou delle manifestazioni che hanno visto il culmine nella processione per le principali vie cittadine. Una processione cui ha partecipato una folla che raramente si era mai vista, fedeli anche a tanti forestieri, arrivati dai centri limitrofi, che non hanno voluto mancare a questo tradizionale forte atto di fede verso il patrono della città. Monsignor Mario Russotto nella sua omelia ha consegnato a tutti noi 3 P. La prima P è quella del pellegrinaggio, che è naturalmente molto importante perché caratterizza i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista nella nostra città. Ne esistono ben tre versioni diverse. Il secondo tipo di pellegrinaggio è quello della notte del 23 giugno, la notte di San Giovanni. Questo è quello più suggestivo e quello più sentito dai fedeli. Infine l'ultimo pellegrinaggio è quello che viene fatto in occasione proprio della processione con il simulacro di San Giovanni Battista. Monsignor Russotto ha consegnato a noi vittorise altre 2 P, quella della passione. E ha parlato naturalmente, ha fatto riferimento al Battista, alla sua passione per Cristo, per il mondo, per l'umanità e per la verità. E la terza P è quella della preghiera, che dovrebbe caratterizzare naturalmente ogni buon cristiano, ogni fedele che ha in San Giovanni Battista, vede in San Giovanni Battista un modello importante di vita. Dopo aver incontrato l'assessore regionale alla sanità Gucciardi, il presidente della sesta commissione sanità LAS Pippo Di Giacomo annuncia la nomina di una terna ispettiva che si occuperà di interloquire con le istituzioni per una veloce risoluzione della vicenda che riguarda l'apertura del nuovo ospedale di Ragusa, cioè conseguenza, dice Di Giacomo, della totale delegittimazione dell'attuale direzione generale che si è vista mettere i sigilli per evitare che i malati fossero collocati in luoghi non conformi. In tanti, pronto soccorso di Vittoria e Modica sono ormai al collasso, lo sostiene l'onorevole Nino Minardo, che parla di una sanità Iblea danneggiata e beffata dalle scelte dissennate della regione. La grave emergenza sanitaria che sta investendo tutta la provincia di Ragusa non è altro che il triste epilogo e il drammatico risultato offerto al governo regionale, distratto dalla spartizione, rotazione e revoca dei suoi commissari, senza alcuna logica, e che ha causato solo danni irreparabili ai territori. Lo afferma l'onorevole Nino Minardo, che parla della stessa regione che è riuscita a danneggiare la provincia Iblea in ogni settore socio-economico, fallendo completamente sulla sanità. La mancata apertura del Nord, ad esempio, stava in effetti devastanti, tanto da trovarci, sottolinea Minardo, in piena emergenza sanitaria. Pronto soccorsi ingolfati, reparti stracolmi, col personale medico e infermieristico in pieno affanno, al lavoro senza sosta a fronte di accessi sempre maggiori a causa della stagione, del flusso turistico e della responsabilità derivante dallo straordinario afflusso di migranti.
A tutto ciò si aggiungono il danno e la beffa di questi giorni relativa alla mancata apertura del nuovo ospedale di Ragusa e alla compromissione di fatto dell'efficienza complessiva dei nosocomi del capoluogo. L'esponente di Forza Italia torna quindi a chiedere l'immediato ripristino e funzionalità del civile dell'OMPA, in attesa, dice, che la magistratura, dopo l'intervento della guardia di finanza, concluda serenamente il proprio lavoro. La città di Ragusa cerca nuovi soci per affrontare la nuova stagione agonistica, si spera ovviamente nel ripescaggio in eccellenza, ma intanto servono anche nuovi e motivati collaboratori. Quali future e quali prospettive per la città di Ragusa? Al momento appare problematico vedere un quadro roseo e proprio la dirigenza, con il presente Gianni Vitale in testa, sarebbe alla ricerca di nuovi soci che possono dare un contributo alla causa. Una società, quella azzurra, che spera ovviamente nel ripescaggio in eccellenza, ma bisogna rimanere all'oggi, e oggi la situazione non indica ottimismo. Il presidente non ha voluto finora esporsi nel rilasciare dichiarazioni e starà sicuramente ponderando ogni passo, ogni iniziativa utile da assumere per il bene del calcio Ragusa. Del tecnico Lavaccara non si sa nulla, se sarà cioè riconfermato o meno, con l'allenatore che si è comunque resa ancora disponibile con un potenziamento dell'attuale organico. Molti della vecchia guardia, inoltre, non indosseranno sicuramente la casacca azzurra, alcuni dei quali, risiedendo in altri centri e avendo da svolgere la propria attività, sono costretti a fare la spola con il capoluogo. Un città di Ragusa che quindi ha le prese con svariati problemi, anche logistici, per cui non sarà semplice mettere a posto ogni tassello, anche se la stagione agonistica è ancora lontana. In ogni caso, si dovrà comunque sciogliere il nodo allenatore, poi cominciare ad avviare la campagna di rafforzamento, per non restare naturalmente indietro e poi correre all'ultimo per i saldi di stagione. Regante Veliche, il team di Gela Extra One si è aggiudicato la sesta edizione del trofeo Boroli nelle acque antistanti Marina di Ragusa. Al trofeo è abbinata anche la quarta edizione dell'Iblea Cup. Il team gelese Extra One ha vinto a Marina di Ragusa la regata trofeo Achille Boroli dedicata all'imbarcazione con il certificato di Stats Orc e che si è svolta nelle acque antistanti il porto turistico in due giorni. Era abbinata anche la quarta edizione delle Iblea Cup, in questo caso il successo è andato all'imbarcazione Dea di Damiano Agnello del Circolo Velico Scirocco per la categoria B e ad un'imbarcazione di Malta per la categoria A. Una quindicina in totale le barche hanno partecipato all'evento melico, quindi un'altra festa del mare a Marina di Ragusa nel solco delle precedenti edizioni. Tutte segnate da successi e apprezzamenti per l'organizzazione, ma soprattutto anche le bellezze paesaggistiche del nostro territorio e del litorale. Sono state pertanto due intense giornate di mare, giornate baciate dal sole con alte temperature e condizioni ottimali per poter svolgere al meglio le varie regate in programma. Dopo le gare, inoltre, alcune delle imbarcazioni maltese partecipanti sono ripartite in direzione dell'Isola dei Cavalieri. Ad attenderli, infatti, c'era la regata Camilleri Marina di Ragusa Weekend 2017. È il momento di fermarci, breve pausa, dopo.